giusta per diventare, tra virgolette, non una buona squadra, ma dei protagonisti, protagonisti nella nostra dimensione, sempre, naturalmente. Cioè, noi venivamo su un campo dove 7 giorni fa il Milan aveva preso 4 gol, con giocate buone da parte del Sassuolo, perché il Sassuolo, oltre ad avere buoni giocatori, ha una buona organizzazione, ma oggi non gli abbiamo concesso neanche un tiro in porta, quindi è sinonimo di buona prestazione. Oggi, quando c'era la possibilità di giocare, abbiamo giocato, e quando poi il campo non lo permetteva, abbiamo cercato di interpretarlo in maniera diversa. Quindi la crescita è soprattutto nell'interpretazione, non perché abbiamo vinto la vittoria. Sostengo che la vittoria va e viene, la vittoria ha un senso quando è figlio di quello che sei, di quello che sai fare e soprattutto di quello che vuoi fare. Quindi oggi è una partita, siamo contenti naturalmente, perché non era facile venire a vincere a Sassuolo. Sono contento soprattutto per l'interpretazione, per l'approccio, e direi che sono quelle cose che magari l'anno scorso a volte peccavamo, quest'anno pecchiamo meno, ed è un percorso di crescita che ci dirà dove potrà arrivare il Torino, ma dove potrà arrivare non quest'anno, perché a Torino si parla sempre del giorno dopo, ma si dovrebbe parlare dove potrà arrivare se si continua un discorso di crescita, di programmazione. Quando dico programmazione intendo dire non solo tecnica, ma a 360 gradi. Ciao mister, volevo chiederti, essere 3 punti dall'Inter della zona Europa, a questo punto dice la classifica, questo apre prospettive nuove, che sensazione ti dà anche dopo tutte queste cose che hai detto, anche legandomi a quello che hai detto? Niente delle due domande, quello che ti ho appena detto. Cioè, quest'estate, no, c'erano 1000 dubbi, no? Cerci non poteva fare l'attaccante, poi il modulo e poi tante altre cose. Ora c'è un cambiamento immediato, no? Adesso l'Europa, le prospettive. Così non si cresce. Io continuo a ripeterlo, poi chiaramente non posso obbligare gli altri a pensarla come la penso io, però così non si cresce. La crescita viene attraverso una consapevolezza di qual è la strada per crescere, non attraverso una vittoria va in Europa, perdi una partita, è fallimento, no? Non funziona così il calcio, soprattutto oggi dove se sbagli e retrocedi entri nel tunnel del fallimento. Oggi non puoi scherzare su queste cose, devi incominciare a vedere le cose con un'ottica, ripeto, di grande costruzione, di grande prospettiva, che, quando ho detto a 360 gradi, non riguarda solo l'aspetto tecnico, ma riguarda tutto, e quando dico tutto intendo tutto. Zagnoli per il Messaggero, buonasera. Con Giuseppe Rossi infortunato e in forte dubbio per il Mondiale, come dire, dipendesse da lei, Cerci è pronto per fare il titolare, magari un tandem Balotelli-Cerci, ha la personalità, ha tutto per, magari sarebbe meglio giocassero in 3 davanti? Allora, Cerci credo che sia in Italia, credo che sia il migliore esterno oggi, al di là della partita di oggi, che non era un campo assolutamente adatto a lui, però non c'è partita in cui Cerci non determini qualche cosa, quindi, ed è un esterno offensivo che vede la porta come pochi. Io credo che in Italia non ce ne sia, in Europa ce ne sono pochi superiori a lui. Il problema di Cerci è che, questo lo era anche alcuni anni fa, il problema di fondo è che deve continuare a lavorare, perché non si deve accontentare di quello che sa fare, perché quello che sta facendo adesso è esattamente quello che faceva anche l'anno scorso, ma i suoi obiettivi sono obiettivi importanti, sono obiettivi, sono la nazionale, sono altre cose, quindi è sulla strada anche lui, è un percorso che deve fare anche lui di crescita. A volte abbiamo una pausa, ma poi riparte, quindi io mi auguro che alla fine dell'anno sia un giocatore universale, tra virgolette, significa un giocatore che può fare gol,
un giocatore che può essere utile sicuramente alla nazionale italiana, poi chiaramente dipende da come uno gioca, perché ci sono dei ruoli, ci sono dei moduli in cui l'esterno non è previsto, allora lui chiaramente perde un po' di possibilità, ma quando c'è un modulo che gioca con un esterno offensivo, io credo che assolutamente può essere utile. Ma vedi, noi parliamo di Cerci, ma adesso prima mi chiedevano di Immobile, mi chiedevano di Darmian. Immobile è un giocatore che lavora tantissimo per la squadra e poi quando gli si presenta l'occasione la butta dentro, quindi è un giocatore che sempre in quale ottica tu lo vai a vedere, è un giocatore di grandissima prospettiva sotto questo aspetto, no? Perché quando ha fatto i gol in Serie B dicevano che era Serie B e quindi la Serie A l'anno scorso non è fatta e quindi era tra virgolette un po' bocciato. Invece Immobile oggi si sta ritagliando, credo che sia già 10, mi sembra, è un giocatore, 10 gol ha fatto, mi ricordo, no? 10, è già in doppia cifra e ripeto, ma non so se sono più importanti i 10 gol che ha fatto o il lavoro che fa per la squadra, quindi questo diventa un giocatore importante, non può diventare importante Darmi, giocatori che non sbagliano una partita negli ultimi 2 anni, avrà sbagliato una partita. Sono giocatori che sono destinati, se non oggi, se c'è un mondiale, quindi non lo so, però sono sicuramente destinati ad arrivare senza ombra di dubbio e anche questo fa parte di un discorso di programmazione societaria. Posto? Posto, grazie ragazzi. Grazie.